Com'è nato questo, l'idea di questo gemellaggio e come si è sviluppato e anche eventualmente quali prospettive ha? Allora, il gemellaggio è nato per una congiunzione tra il Via Madama Cristina che è iniziato e il presidente Mauro Mattachini che ha saputo cosa avevamo fatto in Via Madama Cristina e ha chiesto di poter collaborare. Si pensava di iniziare e di finire con il primo anno, siamo andati avanti per 14 anni. Questo gemellaggio ha portato i vari valdostani, di cui Tus è il massimo, è sempre venuto alle feste di via, presentato dalla dottoressa Char, e questo dobbiamo dire grazie alla lungimiranza del presidente Mattachini, che è stata la prima festa di via che hanno fatto, è stata quella che continua e addirittura abbiamo un sindaco come Chiamparino che ha detto le feste di via dovete farle come quando scendono i valdostani e si farà sempre bella figura. Mi fa un piacere in questa occasione mostrare questa foto dove c'è il presidente Mattachini, l'architetto Nino Andriani, Giovanni Tus con l'abbozzo del quadro che stava preparando ai tempi della mostra che ora vedremo poi qua che sarà terminato. Purtroppo è venuto a mancare un amico che è il presidente Mattachini, continua il figlio Luca, e che ha sempre supportato tutto e questa giornata fa chiudere un cerchio iniziato dal papà che continua con il figlio. Continua perché sia Mattachini come il sottoscritto, in testa avevamo una cosa, che qui avevamo le nostre radici, qui il nostro orgoglio. Questo qui per me è la Val d'Aosta, per lui era Torino. Queste due cose hanno fatto sì che siamo qui e stiamo omaggiando il più grande autore Tus, che è unico nel suo genere. Questo è quanto.